Come funziona la giornata all'interno dell'asilo nel mare, del mare? Allora, l'asilo del mare in questo momento è nella sua fase di luna di miele esplorativa, quindi parlare di giornate tipo è ancora un po' difficile perché i bambini sono talmente tanto impegnati a esplorare questi nuovi luoghi che proporre delle attività strutturate è un po' complicato. E al momento comunque ci sono le fasi classiche dell'asilo, quindi c'è la parte dell'accoglienza, ora in questo momento accoglienza e ambientamento dei bambini coincidono. Poi c'è il momento dell'esplorazione, il momento della merenda, il momento di ritornare e il pranzo. Per ora l'asilo in questo momento funziona fino all'ora di pranzo, l'una e mezza. E quindi al momento queste sono le fasi. L'ambientamento sta avvenendo in maniera bella, molto armoniosa, perché comunque il bambino nel momento in cui può guardare tanta bellezza. È un grande aiuto rispetto alla bellezza che un bambino perde quando lascia il genitore. Un bambino più è piccolo, lasciare il genitore significa lasciare proprio il mondo, lasciare tantissime cose. Avere un adulto dall'altra parte che ti accoglie è sicuramente qualcosa di bello. Ma, lo abbiamo visto all'Oasi qui tante volte, se oltre ad avere l'adulto che ti vuole bene, hai un pappagallo divertente a cui dare da mangiare, hai un rapace che arriva e ti cattura la tua attenzione, se hai il cielo sopra di te, se hai il vento, il sole, l'acqua, allora hai tanti alleati in più.